Abbiamo approvato una legge che prevede, premia le coalizioni, le alleanze. Io credo che il PD debba porsi prioritariamente l'obiettivo di costruire delle alleanze le più ampie possibili, sperando che nessuno ponga veti e controveti. Bisogna essere aperti e costruttivi. Io credo che tra le forze del centro-sinistra, comprese un po' progressista ovviamente, ma anche MDP, ci siano molte più cose che uniscono di quelle che dividono, se uno mette da parte soprattutto le questioni di carattere personale. Io mi auguro che sia così, così come penso che sia necessario dialogare anche con movimenti più moderati che dall'altra parte, perché il campo politico è molto esteso e non possiamo pensare di lasciare al centrodestra un territorio troppo ampio. Renzi è un leader, un signore che ha preso il 40% dei voti alle elezioni europee e che ha rinnovato, dopo aver perso il referendum, la sua leadership all'interno del Partito Democratico con il 70% dei consensi al congresso. Mi pare che sia un leader ed è molto irrispettoso, è un po' supponente l'atteggiamento con cui Di Maio si è sottratto al confronto diretto con Matteo Renzi e non è andato in televisione.